È Cortina Milano ad aggiudicarsi le Olimpiadi invernali 2026, battuta a Stoccolma. L'ondata di caldo ha già fatto registrare 33 gradi, il comune lancia l'appello alle fasce più esposte. Tra pochi giorni progetti di controllo di vicinato e cittadini l'onere di segnalare situazioni sospette. Controlli sanitari per gli alpinisti rientrati domenica, continuano i progetti umanitari nell'Indutus. Donna cade sul sentiero mentre passeggia nei boschi e guida i soccorritori, è caduto a Caltrano. Il temporale le fa fuggire 5 mucche recuperate dal siero con un paranco del soccorso alpino. TG Vicenza, una buona serata a tutti voi telespettatori, ben ritrovati nei nostri studi. Beh, oggi è davvero una giornata storica perché Cortina Milano si è aggiudicata l'Olimpiade Invernale 2026. Il verdetto è arrivato a Losanna, battuta a Stoccolma, sentiamo. Milano Cortina. È fatta. Il voto di Losanna apre ufficialmente il sogno di Cortina Milano. Vince il dossier migliore, vince la sostenibilità, vince l'appoggio della gente e vince una candidatura che pone l'accento sulla sua multiforme offerta. Alle 18 l'annuncio atteso da oltre un anno, il percorso iniziato con quella che sembrava un'impresa impossibile, almeno all'inizio. In mattinata c'era stata la presentazione tecnica a porte chiuse, poi alle 13.50 voci, parole e immagini della delegazione svedese, per poi cedere il passo all'Italia. Da Antonio Rossi a Diana Bianchetti, di tanti campioni dei cinque cerchi, sul palco il duetto Zaia Sala. Il governatore del Veneto e il sindaco di Milano fianco a fianco spiegano in inglese. Abbiamo preparato giochi sostenibili sul piano ambientale, 20.000 volontari sono già pronti in nessuna città e il nostro stesso consenso popolare. Sarà un enorme privilegio poter rappresentare al mondo un patrimonio dell'UNESCO come le Dolomiti. I giochi, grande occasione che daranno opportunità al nostro territorio. E poi il Premier Conte che sottolinea: il nostro progetto ha l'ambizione di dar vita a un'Olimpiade che coniughi sport, storia, cultura e innovazione, in coerenza con i valori che ispirano la Carta Olimpica. Sono gli stessi valori che vorremmo continuare a insegnare alle generazioni più giovani, coinvolgendo le istituzioni scolastiche in un programma nazionale di formazione che educhi ai principi come il rispetto dell'altro, la solidarietà, la correttezza, la responsabilità. Ciliegina sulla torta, il videomessaggio del Capo dello Stato, Sergio Mattarella, che dice: in un teatro alpino di straordinaria bellezza, l'Italia, con la sua antica tradizione di ospitalità, è pronta ad accogliervi. Un grande entusiasmo farà sentire a casa propria tutti gli atleti e gli spettatori che interverranno, confermando lo sport come veicolo di amicizia, di pace e di fratellanza tra i popoli. Intanto scorrono le immagini di una candidatura che non ha eguali e che alla fine convince i membri del CIO. Da Losanna il verdetto fa scrivere una nuova pagina di storia. Una nuova pagina di storia che vede il protagonista principale, la regione Veneto. Beh, Cortina si è respirata aria di trepidazione fino a pochissimo fa. Abbiamo proprio Cortina il collega Lucio Zanato. Allora, Lucio, che aria si respira lì a Cortina? E buonasera da Cortina, come sentite qui l'atmosfera è ancora scoppiettante, ma sono qui con forse l'immagine delle Olimpiadi qui a Cortina. Angela Menardi, oltre che essere atleta paralimpica, è ampezzana. Per voi, per lei, che cosa significa questa assegnazione? È una gioia immensa, è un'opportunità per tutti, per giovani, per non giovani, per il paese intero, per Milano, per Cortina, per tutti quanti. Domanda sempre cattivissima, è un tema di diciamo sport o un tema di skate questa assegnazione? No, puramente sportiva, per me è puramente sportiva di cuore. Lei già ha già fatto le Olimpiadi, giusto? Sì, ne ho fatte due, una ad Albertville nel lontano 92, però con un'altra disciplina, con lo sci di fondo, e nel 2010 a Vancouver col curling. Lei spera di riuscire a partecipare a Cortina 2026? Beh, se non riuscirò come atleta, vista la giovane età, magari a premiare qualcuno.
magari... perché la sorpresa della sorpresa è che la figlia Valeria è anche lei atleta. Buonasera. Buonasera. Allora, la mamma ha partecipato già alle Olimpiadi, la figlia non ancora, per una persona giovane come lei, che cosa significa questa assegnazione? Sicuramente è un'ottima possibilità, soprattutto per noi giovani, perché appunto siamo il futuro e quindi penso che sia una grande emozione per tutti quanti. E anche magari un bel rilancio economico per questa località. Assolutamente sì. Va bene, con questo restituisco la linea allo studio. Grazie al nostro Lucio Zanato che sta vivendo davvero questi momenti esplosivi letteralmente a Cortina. Abbiamo adesso invece la cronaca, dramma nel pomeriggio in autostrada alle 16 nella carreggiata sud della 31 tra i caselli di Agugliaro 90 Vicentino. Un operaio addetto alla segnaletica stradale è stato travolto da un mezzo in transito, per l'uomo non c'è stato nulla da fare, inutile l'intervento dei sanitari. In autostrada si è formata una coda di 1 chilometro, i rilievi sono ancora in corso, sul posto gli agenti della Polstrada di Rovigo. È arrivato il gran caldo e allora proprio dal Palazzo Municipale di Vicenza arrivano i primi consigli, soprattutto alle persone più fragili. L'avevano annunciato e il gran caldo sta arrivando a passi da gigante, con temperature decisamente sopra la media e un forte tasso di umidità. La prima settimana d'estate coincide con il primo allarme per il caldo e le centraline dell'ARPAF del capoluogo segnalano il superamento dei 31 gradi. Ma già domenica in provincia è stata polverizzata la quota di 33 gradi. Se vi sembrano tanti, allora tenetevi forte, perché si potrebbe arrivare nei prossimi giorni a sfiorare i 40 gradi e la temperatura percepita a causa del mix fra afa e assenza di vento sarà ancora più alta. Il sindaco lancia quindi un appello ai cittadini. Colgo l'occasione, anche grazie a Rete Veneta, di lanciare un appello a tutte le persone che per motivi di malattia, per motivi di anzianità o ai bambini potrebbero soffrire di questo grande caldo. Le temperature saranno molto elevate soprattutto dalla metà della settimana e quindi un invito ad evitare l'esposizione nelle ore più calde. Per tutta la settimana la colonnina di Mercurio ci regalerà bordate di caldo e di notte si scenderà difficilmente sotto i 25 gradi. Ecco quindi come l'amministrazione comunale intende gestire la prima emergenza stagionale. Ci stiamo organizzando come? Attraverso un progetto che è Estate Sicura, che è attivo già dal 15 giugno e sarà attivo fino a fine agosto, e avranno dei punti di riferimento ai cittadini ai quali chiamare in caso di difficoltà, poi una serie di regole per tutelarsi dal grande caldo. Dall'altra parte c'è un lavoro stretto con Protezione Civile e in particolare con l'Ursotto di Vicenza, con cui abbiamo inteso un protocollo di intesa appunto che prevede l'emergenza, la gestione dell'emergenza del grande caldo. E a Vicenza partono anche i controlli di vicinato, se ne occuperà dal comune il consigliere delegato straordinario Roberto Ciambetti. Al via anche a Vicenza i controlli di vicinato. Il progetto pilota verrà presentato e sperimentato già a partire da luglio con modalità più vicine a quelle di una rete di cittadini segnalatori che al tradizionale sistema di ronde nei quartieri. A curarlo sarà Roberto Ciambetti, presidente del Consiglio regionale Veneto e consigliere comunale della Lega Vicenza, il quale ha ricevuto una delega formale dal sindaco Rucco che manterrà il dicastero comunale alla sicurezza. Eccolo ai microfoni di Rete Veneta. Anche a Vicenza parte il controllo di vicinato? Assolutamente sì, faceva parte del programma elettorale. In questi mesi abbiamo lavorato con prefettura e questura per creare appunto i presupposti per la firma di un protocollo d'intesa e per collaborare. Quindi vogliamo che anche a Vicenza ci sia questa rete di controllo dei cittadini che metta a frutto il senso civico, l'educazione civica dei vicentini per fare deterrenza nei confronti di malintenzionati, nei confronti di chi appunto viene con idee non proprio simpatiche a frequentare la nostra città. Ecco come funzionerà il progetto che verrà presentato a breve ai cittadini. Un lavoro che verrà fatto fra amministrazione comunale, cittadini e forze dell'ordine, polizia locale per certi versi, questura per altri. Il 10 di luglio faremo una serata informativa all'Hotel della Villa alle 20.30 per spiegare ai cittadini di due zone della città che partiranno come progetto pilota per appunto questa nuova esperienza cittadina a Vicenza e per riuscire, ripeto, a creare una rete di verifica, di controllo dei nostri cittadini.
cittadini per comunicare tempestivamente alle forze dell'ordine le situazioni che potrebbero appunto creare apprensione, creare disagio o creare anche situazioni di allarme. Attenzione però, perché non si tratterà di ronde o di gruppi di cittadini armati come Rambo in giro per le strade dei quartieri. Noi non chiediamo ai cittadini di fare ronde, di mettere in moto appunto iniziative personali, ma solo di segnalare al canale di comunicazione esatto le situazioni che sembrano non usuali per la nostra via, per il nostro quartiere, per la nostra zona. Sono rientrati dal Pakistan i 4 alpinisti veneti travolti giusto una settimana fa da una valanga nel corso della quale ha perso la vita una guida pakistano, un loro amico che resterà per sempre nei loro cuori, come abbiamo sentito in servizio. La cresta della montagna l'aveva vista Tarcisio Bellò. Mancava un soffio e l'obiettivo della spedizione l'avrebbero raggiunto insieme lui, Luca, Tino, David, Imtiaz e gli amici alpinisti pakistani. Il destino non ha voluto così e li ha travolti come la neve e i sassi di quella maledetta valanga staccatasi una settimana fa a 5.800 metri nei monti dell'Hindu Kush. 24 ore fa rientro in patria con il volo atterrato all'aeroporto Marco Polo di Venezia. Qui ad attenderli c'erano i familiari, ma anche le autorità cittadine dei loro paesi, come il sindaco di Quinto Vicentino, Renzo Segato. Erano fortemente provati da un punto di vista fisico e anche emotivo ed è stata una grande emozione, mista a commozione, riabbracciarli insieme ai loro familiari. Adesso l'avvio dei controlli sanitari, Tarcisio Bellò ricoverato in ospedale, rifatto il gesso al braccio, è in attesa di un intervento chirurgico. Controlli sanitari anche per l'altro giovanissimo alpinista di Quinto Vicentino, Luca Morellato, come per Tino Toldo e il castellano Davide Bergamin. Dal Pakistan via social, il leader della comunità di Gotulti, Sherbaz Khan, ha scritto al sindaco Segato. Ecco le sue parole lette da Isabella Bresolin, moglie di Tarcisio Bellò. Mi dispiace e mi scuso con te e tutti i miei amici italiani per questo incidente. La comunità locale della mia regione e dell'intero paese è profondamente addolorata per questo incidente. I nostri amici italiani hanno molto da fare per noi e continuano a farlo. Siamo grati a loro per questa assistenza umanitaria per la quale soffrono come questa tragedia. Hindu Kush e Quinto Vicentino, un legame strettissimo costruito negli anni da Tarcisio Bellò con progetti solidali, l'acquedotto, un ponte in ferro e il sogno di realizzare un rifugio dedicato all'alpinista vicentina scomparsa proprio su quelle vette 10 anni fa, Cristina Castagna. Un legame consolidato che non si spezzerà, promette il sindaco. Ho risposto a questa richiesta di scuse dicendo che assolutamente non avevo nulla di cui scusarsi, anzi ho ringraziato a nome della nostra comunità per i soccorsi prestati ai nostri connazionali. L'obiettivo adesso per tutti è la guarigione, per poi ripartire, per continuare a vivere e a raccontare una terra di montagna e grande solidarietà. Una guardia giurata è rimasta ferita la scorsa notte da 3 banditi in fuga, è successo a Vicenza, erano 2:30 della scorsa notte, la banda stava caricando su un furgone una moto appena rubata da una concessionaria, è stata colta sul fatto dal vigilante che ha dato l'allarme. Per garantirsi la fuga i 3 non hanno esitato a speronare l'auto della guardia giurata che ha rimediato un colpo di frusta. E una donna è scivolata durante una passeggiata nei boschi, provvidenziale l'intervento del soccorso alpino. Si è concluso con un lieto fine l'avventurosa passeggiata di un escursionista che si è ferita mentre percorreva i sentieri nei boschi di Caltrano. La donna è infatti scivolata procurandosi una brutta lesione a una caviglia, tanto che non è più riuscita a rimettersi in cammino. La 60enne ha quindi chiamato aiuto e sul posto, guidati dalle indicazioni dell'escursionista, è arrivato il personale del soccorso alpino di Arsiero. 7 soccorritori hanno individuato la donna che si trovava a pochi minuti dal sentiero principale e dopo averla stabilizzata l'hanno caricata su una barella e trasportata fino all'ambulanza. E adesso altre notizie di cronaca nel prossimo servizio. Valle del Pasubio. Il soccorso alpino di Schio ha tratto in salvo un'escursionista trentina che si era fatta male cadendo sul sentiero del Cogolo Alto. I soccorritori sono arrivati in jeep a Rifugio Papa e hanno raggiunto a piedi il punto in cui era caduta la ragazza, a oltre 2000 metri di quota. La giovane, che presentava un profondo taglio a un ginocchio e non riusciva a camminare, è stata imbarellata e portata al sicuro. Laghi. Un anziano di Schio è caduto fratturandosi una caviglia mentre passeggiava su un sentiero nei pressi di Laghi. L'hanno notato alcuni volontari che stavano lavorando a una manifestazione sportiva, segnalandolo subito al soccorso alpino di Arsiero.
I soccorritori, che pure stavano seguendo la corsa di Laghi, si sono immediatamente recati sul posto e hanno prestato le prime cure all'82enne, portandolo fino alla più vicina ambulanza. Arsiero. Le mucche della Malga Zolle di dentro sono state spaventate a morte da un temporale che si è scatenato sulla zona e sono fuggite, disperdendosi fra boschi e torrenti. Per recuperarle è intervenuto anche il soccorso alpino di Arsiero, che ha avuto la collaborazione dell'elicottero dei Vigili del Fuoco. Il recupero di alcune delle mucche è stato complicato e le squadre hanno dovuto utilizzare un palanco. Delle 5 fuggitive, una manca ancora all'appello. Schio. Due vicentini sono stati denunciati dai carabinieri della compagnia di Schio per il reato di tentato furto aggravato in concorso. Si tratta di due quarantenni, già noti alle forze dell'ordine, che sono ritenuti responsabili della tentata razzia ai danni della Comer di San Vito di Leguzzano. Il blitz dei ladri è stato interrotto dalla vigilanza notturna e la refurtiva era stata recuperata a bordo del furgone di uno dei due. Le indagini hanno dimostrato che il mezzo era condotto dal proprietario e che l'altro, denunciato, era suo complice. E prima dei saluti ricordo, come tutti i lunedì, che questa sera alle 21.15 tornano i Veneti Schiacciati, la nostra Mirella Tuzzato. Allora sentiamo subito Mirella con qualche anticipazione. Quanti di noi hanno sognato l'America? Sognano ancora l'America. Ma quanti che sono in America sognano l'Italia? E per quale motivo, vi chiederete voi? Questa sera lo vedrete e rimarrete stupefatti. La musica di Angela, musicoterapia. Cosa riescono a fare certi genitori? E noi come li possiamo aiutare? Questa sera 21.15, canale 18, Rete 20, non mancare. Una puntata come sempre da non perdere alle 21.15. E questo per noi è davvero tutto. Grazie per essere stati in nostra compagnia. A tutti voi una buona serata. Arrivederci. Frattini Auto H Sola. Consulenza, assistenza, risparmio, sicurezza. www.frattinauto.it. Le previsioni per domani: permangono condizioni di tempo stabile e in prevalenza soleggiato, salvo modesti cumuli su rilievi ad evoluzione diurna, con precipitazioni generalmente assenti. Temperature in ulteriore lieve aumento. Frattini Auto H Sola. Consulenza, assistenza, risparmio, sicurezza. www.frattinauto.it